42. In quel tempo Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». Parola del Signore. La dinamica del racconto, la condizione di Gesù come maestro itinerante, offre a Marta la possibilità di accoglierlo a casa sua. Il racconto presenta gli atteggiamenti delle due sorelle. Maria, seduta ai piedi di Gesù, è tutta presa dall'ascolto della sua parola. Marta, invece, è tutta presa dai molti servizi e si avvicina a Gesù per contestare il comportamento della sorella. Il dialogo tra Gesù e Marta occupa un largo spazio nel racconto. Marta inizia con una domanda retorica: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciato sola a servire?» Poi chiede un intervento di Gesù perché richiami la sorella che si è defilata dalle faccende domestiche. «Dille dunque che mi aiuti». Gesù risponde con tono affettuoso: «È questo il senso della ripetizione del nome Marta, Marta. Gli ricorda che lei è preoccupata per molte cose. In realtà c'è bisogno di una soltanto», e conclude con un richiamo alla sorella che ha scelto la parte migliore, quella che non le sarà tolta. Luca ha costruito il racconto su un contrasto, le due diverse personalità di Marta e Maria. La prima è presa dalle molte cose, la seconda ne compie una sola, è tutta presa dall'ascolto del Maestro. La funzione di questo contrasto è sottolineare l'atteggiamento di Maria, che si dedica all'ascolto pieno e totale del Maestro, diventando così il modello di ogni credente. La figura di Marta è lei che prende l'iniziativa di accogliere Gesù nella sua casa. Nel dedicarsi all'accoglienza del Maestro è presa dall'affanno per le molteplici cose da preparare e dalla tensione di sentirsi sola in questo impegno. È presa dai tanti lavori, è ansiosa, vive una grossa tensione. Pertanto Marta si fa avanti e lancia a Gesù una legittima richiesta di aiuto. Perché deve essere lasciata sola dalla sorella? Gesù le risponde constatando che lei è solo preoccupata, è divisa nel cuore tra il desiderio di servire Gesù con un pasto degno della sua persona e il desiderio di dedicarsi all'ascolto di lui. Gesù quindi non biasima il servizio di Marta, ma l'ansia con cui lo compie. Poco prima Gesù aveva spiegato nella parabola del seminatore che il seme caduto tra le spine evoca la situazione di coloro che ascoltano la parola ma si lasciano prendere dalle preoccupazioni. Quindi Gesù non contesta all'operosità di Marta il valore di accoglienza riguardo alla sua persona, ma mette in guardia la donna dei rischi in cui può incorrere: l'affanno e l'agitazione. Anche su questi rischi Gesù si era già pronunciato: «Cercate il suo regno e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta». La figura di Maria è colei che ascolta la parola, viene descritta con un imperfetto, ascoltava, azione continuativa nell'ascoltare la parola di Gesù. L'atteggiamento di Maria contrasta con quello pieno di affanno e tensione della sorella. Gesù dice che Maria ha preferito la parte buona, che corrisponde all'ascolto della sua parola. Dalle parole di Gesù il lettore apprende che non ci sono due parti di cui una è qualitativamente migliore dell'altra, ma c'è soltanto quella buona, accogliere la sua parola. Questa attitudine non significa evasione dai propri compiti o responsabilità quotidiane,
ma soltanto la consapevolezza che l'ascolto della parola precede ogni servizio, ogni attività. L'equilibrio tra azione e contemplazione, Luca è particolarmente attento a legare l'ascolto della parola alla relazione con il Signore. Non si tratta di dividere la giornata in tempi da dedicare alla preghiera ed altri al servizio, ma l'attenzione alla parola precede e accompagna il servizio. Il desiderio di ascoltare Dio non può essere supplito da altre attività. Bisogna dedicare un certo tempo e spazio a cercare il Signore. L'impegno per coltivare l'ascolto della parola nasce dall'attenzione a Dio. Tutto può contribuire, l'ambiente, il luogo, il tempo. Tuttavia, il desiderio di incontrare Dio deve nascere dentro il proprio cuore. Non esistono tecniche che automaticamente ti portano a incontrare Dio. È un problema di amore. Bisogna ascoltare Gesù, stare con Lui, e allora il dono viene comunicato e inizia l'innamoramento. L'equilibrio tra ascolto e servizio coinvolge tutti i credenti, sia nella vita familiare che professionale e sociale. Come fare perché i battezzati siano perseveranti e raggiungano la maturità della fede? Educarsi all'ascolto della parola di Dio è la via più difficile, ma sicura per arrivare alla maturità di fede.